Bentrovati ad Agri News, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura. Dopo la crisi pandemica si è assistito ad un ritorno del concetto di natura e di turismo green. Sono infatti 300.000 gli italiani che hanno scelto di trascorrere il 25 aprile in agriturismo, che offre l'opportunità di fare la tradizionale scampagnata lontano dalle città, immersi in un ambiente genuino. Tale ritorno alla natura ha sollecitato le fattorie, ha commentato la Coldiretti, tanto che si sono attrezzate con l'offerta di pasti di colazione al sacco con la semplice messa a disposizione di spazi per il picnic. In Veneto sono quasi 1.500 le aziende agrituristiche, per la maggior parte situate in pianura, un terzo in collina e 250 in montagna. Come possiamo far star bene le api? Un aiuto e un consiglio ci arrivano dal progetto Biodiversity, finanziato dal programma europeo Interreg Italia-Slovenia. Abbiamo visto in una precedente puntata quanto importanti siano le api per garantire una buona produzione della colza. In generale, le tecniche agricole e le coltivazioni agricole devono preservare le api, non solo per garantire la biodiversità, ma anche buone produzioni agrarie. Proprio a questo guarda il progetto Interreg europeo Biodiversity. Arnie elettroniche continuamente registrano parametri vitali delle api negli alveari, come numero dei voli, temperatura, peso delle arnie stesse. In tal modo si può dimostrare come tecniche agricole particolarmente attente, processi di coltivazione molto sostenibili, riescono a garantire in continuo per tutto l'arco della stagione un buon stato di salute delle colonie di api. CREA, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, sta promuovendo, con il supporto del Ministero delle Politiche Agricole e dei fondi del Recovery Plan, un progetto denominato Water for Agri-Food, che punta sul miglioramento delle produzioni agroalimentari mediterranee in condizioni di scarsità d'acqua. Il progetto fa leva sull'uso di un carbone vegetale, il biochar, ottenuto dalla decomposizione delle biomasse vegetali, che riduce il fabbisogno idrico dei terreni fino al 20%. A fronte di una limitata superficie di terra coltivata, della scarsità delle risorse di acqua dolce, sottolinea l'ultimo rapporto FAO che traccia un quadro allarmante sullo stato delle risorse idriche globali, intensificare il ricorso alle tecnologie e all'innovazione di vitale importanza. Sono state aggiornate le indicazioni applicative regionali sugli impegni relativi alla costituzione e al mantenimento delle fasce inerbite previste dalle norme sulla condizionabilità per il 2022. Il provvedimento riporta l'elenco aggiornato dei corpi idrici superficiali, i torrenti, fiumi o canali monitorati dall'ARPAV, oltre che l'ampiezza della fascia inerbita obbligatoria e l'indicazione che segnala potenziali variazioni rispetto agli obblighi finora individuati. Le inadempienze rispetto alle regole di condizionabilità comportano l'applicazione di riduzioni o esclusioni da parte dell'organismo pagatore. Spazio ora al nostro agrometeo in collaborazione con ARPAV, l'Agenzia Regionale di Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. Il tempo molto più caldo della norma, dei giorni scorsi, ha favorito lo sviluppo vegetativo delle colture, che hanno recuperato il ritardo accumulato all'inizio della primavera. Lunedì però si è verificata delle instabilità con temporali che hanno interessato principalmente le prealpi e la pianura nord-orientale del Trevigiano, con eventi piovosi localmente intensi fino a 60 mm e grandinate nella zona del Bassanese e del Castellano. Nel fine settimana il tempo sarà in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una possibile instabilità pomeridiana sui rilievi. Le temperature saranno molto sopra la media stagionale, in particolare nella giornata di sabato, quando in pianura potrebbe essere raggiunto un picco con temperature massime intorno ai 32-33 gradi. Ed ora, come sempre, i consigli del nostro esperto di cucina, Alessandro Mazzone. Oggi andiamo a fare un piatto divertente che abbiamo chiamato cappuccino di lenticchie, caviale e cozze di pellestrina. In particolare uniamo degli elementi di terra e di mare abbastanza umili che andremo poi comunque ad arricchire con del caviale fantastico della torticoltura Santa Cristina di Quinto di Treviso della famiglia Bresciani. Abbiamo precedentemente sbollentato le lenticchie e le abbiamo finite di passare in padella con degli aromi, in particolare il rosmarino, la crema di patate, mi raccomando senza latte, in maniera tale da dare una bella cremosità a questo piatto. Partiamo con le lenticchie, uniamo le cozze mitilla,
sopra la crema di patate di Rozzo, il caviale di Santa Cristina e il lime grattugiato. Per questo piatto un pino bianco brut, metodo classico. Grazie dell'attenzione, Green News torna nella prossima puntata, seguiteci anche nelle nostre pagine social.